Juve-Chievo 3-0, le pagelle bianconere, Muro Benatia, lucidità Pjanic, Dybala fuori da ogni logica. La Juventus vince e convince a metà nell'anticipo della terza giornata di Serie A 2017-18. Il Chievo esce con le ossa rotte dall'Allianz Stadium, sconfitto per 3-0 e massacrato da Dybala, subentrato per spaccare la partita e illuminare sotto la pioggia di Torino. L'argentino è il migliore in campo, ancora una volta, dei suoi, ecco le pagelle dei bianconeri. Szczęsny, 6-0, riceve il testimone di Buffon per la prima volta, è presente quando chiamato in causa, soprattutto da Radovanovic, ma mai costretto a miracoli. Lichtsteiner, 6-0, tiene senza enormi problemi Gobbi, che ci prova con convinzione solo all'inizio prima di rintanarsi. Un po' impreciso in avanti, con Douglas Costa deve ancora conoscersi ed integrarsi. Benatia, 7-0, un muro solidissimo, giocando d'anticipo o temporeggiando, il marocchino non perde un contrasto e intercetta palloni pesanti. Prestazione convincente dopo alcune perplessità post Supercoppa, la Juve può contare anche su di lui. Rugani, 6.5, doveva cancellare il match negativo di Marassi e far ricredere Ventura, che contro Israele gli ha preferito Astori. Missione compiuta, con eleganza e senza strafare. Asamoah, 5.5, insicuro, sbaglia più di un pallone facile ed altrettante letture. Deve recuperare diverse certezze e mettersi alle spalle la non semplice situazione in cui il mercato l'aveva posto. Sturaro, 6-0, come sempre è volenteroso e offre una buona alternativa di gioco buttandosi negli spazi. I piedi non eccelsi non lo aiutano. In generale positivo, ma nulla più. Dal 76 Bernardeschi, 6.5, entra in campo con la personalità giusta, mostra un paio di ottime giocate e l'assist per la rete di Dybala che chiude i conti. Pjanic, 7-0, tempi da pendolino, lì in mezzo al campo. Vero che deve coprire poco, ma gestisce palla, ritmi e partita con consapevolezza da regista vero, Allegri lo promuove, soltanto con un Pjanic così il 4-3-3 può funzionare. Sorrentino gli nega il gol da Cineteca. Matuidi, 6.5, esordio da titolare in un nuovo sistema, si vede che ancora manca la conoscenza totale coi compagni, che arriverà col tempo. Intanto mostra la solita enorme attitudine al sacrificio e anche conoscenza tattica, raramente sbaglia posizione. Douglas Costa, 6-0, un po' troppo fumoso, ma la prima da titolare può essere perdonata. Meno un'altra delusione al Camp Nou, senza Cuadrado e con Mandzukic a mezzo servizio può toccare a lui. Dal 54 Dybala, 7.5, doveva riposare, ma Allegri vede i suoi un po' spenti. L'argentino accende la luce e mette in piedi uno show per cui vale sempre la pena pagare il biglietto. Higuain, 6.5, tocca pochi palloni, al primo buono in area trafigge Sorrentino senza lasciargli scampo. Meglio con Dybala che senza meno a Vasams dire nel primo tempo un po' troppo isolato, solo le sponde di Mandzukic lo aiutano. Mandzukic, 6-0, meno mordente del solito e più controllo, ma gara in generale un pizzico sottotono. Decide di puntare sulle giocate intelligenti, poche, ma buone. Dall'83 Bentancur, SVOL. Allegri, 6.5, si ritrova in mattinata anche senza Sandro e rilancia Asamoah.
Per il resto opta per una Juve che si conosce, con soltanto tre new entries dal primo minuto, la scelta paga, visto che Costa e Matuidi a tratti son sembrati non intendersi ancora al meglio coi compagni. Si prende i tre punti e dà fiato a diversi titolari.